Ah, mi è già stato comunque punto di riferimento perché nella famiglia, dopo di lui, sono stato l'unico che è riuscito ad arrivare nel mondo professionistico, a livello calcistico, no? Spero che lui sia rimasto comunque in parte orgoglioso di me. Che ecco, sarebbe bello dedicare una vittoria, un gol, insomma, sabato c'è Palermo Cesena, quindi. Sicuramente, lo spero con tutto il mio cuore. Ecco, negli ultimi tempi, mentre combatteva questa battaglia, cosa gli diceva, che messaggio gli ha trasmesso? Ma io ultimamente mi occupo del fatto che sono stato in ritiro, le partite della stagione scorsa, che mi ero fatto male, l'avevo sentito qualche volta, mi aveva scritto quando mi ero fatto male, il giorno del mio compleanno, ci eravamo sentiti un po' così, poi sono andato a trovarlo appena sono ritornato dal lungo ritiro e ricordo, sono stato a casa sua il 31 di agosto, era molto positivo e questo mi è piaciuto. E parlando con lui poi ci siamo detti cose calcistiche come sempre e poi abbiamo detto la cosa più importante è mettere la palla dentro, il giorno dopo ho fatto gol, quindi questo è uno dei ricordi più belli che mi porto dietro di mio zio. Ah, mio zio è stato comunque un punto di riferimento perché nella famiglia dopo di lui sono stato l'unico che è riuscito ad arrivare nel mondo professionistico a livello calcistico, no? E quindi per me, io quando sono cresciuto nella sua scuola calcio, crescevo sempre con l'idea di dover arrivare ai mondiali come ha fatto lui e di poter far sognare una nazione, un popolo intero. Ovviamente ero molto piccolo, quindi sognavo queste cose qua e ogni qualvolta che mi allenavo al campo con i miei zii, con i suoi fratelli Giuseppe e Giovanni, mi ricordo sempre che mi dicevano vatti a guardare i video di tuo zio che non sai fare gol. E quindi sono cresciuto sempre con l'idea di poter arrivare dove è arrivato lui, perché lui è partito dal nulla, in un quartiere difficile come me. E per me è stato un punto di riferimento e spero comunque nel mio piccolo, nonostante comunque non sia arrivato a fare mondiali o anni di Serie A, spero che lui sia rimasto comunque in parte orgoglioso di me. Mi diceva sempre di non ascoltare nessuno, di pensare solo a me, e che i tempi del calcio sono cambiati e che devo assentarmi dal mondo esterno e pensare solo al campo, alla famiglia. Questa era l'unica cosa che mi diceva e di crederci sempre fino alla fine, perché è quello che lui fondamentalmente ha fatto da sempre. Ecco, ti posso chiedere come l'hanno vissuta invece quei bambini che giocavano con te e non era lo zio Totò, quindi vedevano in lui un mito, cioè cosa ha rappresentato per i bambini palermitani che toscano? Beh, io quando ero piccolo ho vissuto la stessa infanzia che hanno vissuto questi bambini, perché fondamentalmente ero molto piccolo, mio zio si è ritirato nel 98, adesso non mi ricordo, io sono nato nel 96, quindi sono cresciuto nella sua scuola calcio che lui in quel periodo non c'era molto spesso. Quando lui veniva, più che i bambini, mi ricordo le persone, diciamo, i genitori come lo vedevano come se fosse, diciamo, il Maradona della situazione a Palermo. Lui amava Palermo, il Palermo avrebbe voluto giocarci. Tu lo fai, questo ti responsabilizza, ti inorgoglisce ancora di più. Ma sì, sicuramente. Questo per me è stato, io l'ho sempre detto, è stata per me una sfida grandissima. E lui me l'ha detto alla fine, quando ero piccolo, che ero lì a Ribolla, che c'era il Palermo che mi voleva, io ho deciso di andare a fare l'esperienza fuori perché volevo crescere prima. E quando sono poi venuto qua, mi ha detto, alla fine ce l'hai fatta venire qui. Ho detto sì, zio. Era comunque un mio desiderio e era una sfida che volevo affrontare nella mia città. Ecco, sarebbe bello dedicare una vittoria, un gol, insomma, sabato c'è Palermo Cesena, quindi. Sicuramente, lo spero con tutto il mio cuore. Grazie, grazie mille. Grazie.